Io comincerei con Antonella Vian. Antonella Vian, Sì. cosa ricordi di quella vicenda di Eluana Englaro? Ma la vicenda di Eluana Englaro mi ha preso tantissimo perché per me è stata una cosa umana e religiosa. Eluana, davanti al suo letto, io ho assistito a un attacco di panico di fronte all'argomento della sua morte. Lei ha reagito con tutta la sua forza, poverina, per dire no, io voglio vivere. Di fronte al fatto che io ho chiesto di provare su di lei la nuova ricerca scientifica, che avrebbe potuto, se non altro, magari dargli un risveglio, aiutarla a migliorare. Se non che di fronte a questo argomento, a questa mia richiesta, c'è chi disse Eluana preferisce morire piuttosto che rimanere in questa condizione. E dopo la conferma della suora non c'è più nulla da fare, Eluana ha reagito. Ha avuto un attacco d'asma che mi ha angosciato così tanto, però l'attacco d'asma si è verificato attacco di panico perché l'asma non si comanda, dal punto di vista medico non si può sicuramente gestire con le parole, Cioè, con lei ha l'amore. assistito a un attacco di panico Sì, quando chiamato poi attacco di sentiva panico, sì. praticamente, lei sostiene da medico Sì. che ha avuto un attacco di panico, quindi ha Avuto, capito sì, perfettamente ha che avevano capito. deciso di sopprimerla. Ha capito perfettamente, non che voleva sopprimere, che praticamente lei c'era chi sosteneva che Eluana avrebbe preferito morire piuttosto che rimanere nelle condizioni in cui era, quindi in quel letto, in un letto in cui lei non era attaccata ai respiratori come facevano credere. Lei era solo in un letto normale, attaccato con un sondino nasogastrico, come tanti ammalati ci sono negli Sì. ospedali. Quindi lei ha solo reagito con l'unico modo che lei aveva per reagire, perché lei non poteva parlare. Lei ha reagito con questo attacco Cioè, come ha angoscioso fatto? d'asma che ha smesso nel momento che io mi sono avvicinata a lei, mi sono presentata e gli ho detto: ciao Luana, stai tranquilla, sono Antonella, una dottoressa, farò di tutto per aiutarti. Gli ho dato un bacio e una carezza, un bacio sulla fronte, una carezza e lei ha smesso all'istante l'attacco d'asma e l'asma non si comanda. Questo era che lei ha capito, quindi era cosciente e nello stesso tempo che lei aveva capito l'argomento importante, che si trattava della sua vita e della sua persona.